approfittiamo della presenza di Antonio Jimenez qui in palestra per salutarlo innanzitutto, e per noi è un piacere averti qui. Grazie. Antonio, tu ritorni a vedere la partita, perché Santa Teresa per te ormai è quasi casa. In questo momento ti stai riposando, ti vediamo bello rilassato. Sì, in questo momento mi sto tranquillizzando un po', diciamo così. Cioè, non entriamo nel particolare della tua esperienza che si è appena conclusa, perché sappiamo che tu, insomma, ne vuoi parlare poco. Parliamo un pochettino: in questi anni a Santa Teresa hai fatto un buon lavoro, la gente ti conosce e sa che Antonio Jimenez ha lasciato la propria traccia. Guarda, io come allenatore ho fatto il massimo che stava nelle mie mani. Penso che abbiamo fatto un lavoro tutti, un lavoro buono. Adesso, per problemi che è meglio non parlare, è meglio così, se deve continuare la squadra, so che oggi gioca Bari, la B1, speriamo che vincano oggi. Soprattutto perché lo meritano. Tu in questi anni hai fatto un buon lavoro a Santa Teresa Volley, al di là non ricordiamo mai non possiamo scordare la promozione in Serie A2, però ritengo che il miracolo sportivo l'hai compiuto lo scorso anno con la salvezza, con una squadra soprattutto nel girone d'andata che avevate 6 o 7 giocatrici. Credo che sia stata quella la vera impresa sportiva, o mi sbaglio? La verità sì. Perché ti sei inventato Giulio De Luca opposto, ci siamo inventato di tutti i colori, Mazzulla centrale, ho visto di tutti i colori, tutti i colori. Anche mi ricordo la partita più difficile, è stato, come si chiama, a Casal de Pazzi, senza centrale, con le due palleggiatrici al centro, ma una cosa mai vista, neanche io l'avevo fatto prima, sì, sempre c'è una prima volta. Ecco Antonio, sappiamo che tu adesso ti prendi una pausa di riflessione, per quest'anno non ti vedremo più da nessuna parte. No, in questi 3 mesi vengo a vedere solo delle partite e basta, con il settore giovanile, maschile, basta. Ecco, ringraziamo Antonio Jimenez, speriamo di rivederti presto in panchina, in bocca al lupo e grazie per tutto quello che hai dato alla pallavolo Santa Teresina. Grazie Antonio.